A scuola non mi piaceva tanto, ero talmente vivace che volevo mettermi a lavorare. Se potessi tornare indietro però, sono andato a lavorare dai miei fratelli a fare il pane e la sulla notte era un po' dura, che si cominciava a mezzanotte, la una e si lavorava 12 ore al giorno. È stata una scuola per me, perché le mani in pasta ce le avevo già. Mi sono innamorato subito di questo mestiere, prima il fornaio e dopo ho cominciato a fare la pasta. Quando ho cominciato a fare i primi tortellini a mano e ho preso un guzzino, l'ho preso da un pensionato, pensate allora, gli ho dato 18.000 lire perché era usato. E per me questo motorino è sempre un gioiello che mi è sempre stato caro.